Allora, ti chiami? Joseph. E Joseph, hai comprato i biglietti della lotteria? Quanti? 5. 5. Uno per te e gli altri? Per i miei amici. Ah, e cosa speri di vincere? Hai già visto un premio che ti piace? No. No, allora dopo guarderai bene, perché ho visto dei bei premi, sono delle aziende che hanno offerto loro? Sì, hanno offerto il premio che c'è qua così nell'elenco, ci sono 17 premi un po' più belli, fino al 17esimo, e poi ci sono altri premi fino al 50esimo, a 50 premi, che possono variare da dei buoni sconti o buoni spesa. Con un euro, tra l'altro, quindi voglio dire un buon investimento, eh? Benissimo. E vedo che avete anche le magliette, raccontami un po' questa cosa. Allora, abbiamo fatto fare delle magliette, il ricavato serve appunto per contribuire alle spese di organizzazione della manifestazione, come d'altra parte anche il ricavato dei biglietti a lotteria. Benissimo, quindi questo fa parte dell'organizzazione della, diciamo, del comité del Battaglio des Mouzons. Tu da quanti anni ne fai parte? Mi sembra 5, però non ne so se. E ogni anno sei qua, perché sei sorridente, sei disponibile. Sì, diciamo così. Allora tu, Giuseppe, lo aiuti a vendere un po' i biglietti? Sì. Un pochino? Bene, allora buon pomeriggio. Nuovo nel comité, dimmi un po'. Non so cosa dire. Sei nuovo nel comité o no? Sì, primo anno. Primo anno, quindi inizi a capire come si muovono. Sì, non è che sapevo già, perché le mucche ce l'ho anch'io. Ma... Ah, di dove sei? De Chandepra. E cos'hai, mucche per la battaglia? Sì, sono tutte da battaglia, un hobby, sono hobbista. E non vendo latte né niente. Quindi solo per la battaglia? Sì, ho un altro lavoro e... E questa passione ti è venuta perché i tuoi genitori? Ma un po' mio zio, che lui ha sempre avuto le reine, e grazie a lui sono iniziato, perché lui mi ha regalato le prime, se non c'era lui magari non c'avevo ancora niente, e un po' già i nonni una volta avevano sempre le bestie, abbiamo iniziato con le capre, poi abbiamo preso le mucche. E le capre sono da latte o battaglia? Adesso le abbiamo messe via, e ancora da battaglia, poi quelle da latte, adesso solo mucche, perché ho un lavoro impegnativo tutto. Ho capito, e quante mucche hai? 8. Ecco, non ne stanno di più, la stalla è piccola. Benissimo, e passare dal combat anche un pochettino da latte o niente? Ma finché una stalla è solo da 8 e lo si fa per hobby, va bene anche le nere. Mi piacerebbe ampliare, ma non è facile. Logicamente, se uno amplia l'azienda è obbligato a prendere anche delle bovine da latte, se no non si va avanti. Tribulano chi ce l'ha. Figurati che non ce l'ha. E dimmi un po', nei tuoi progetti futuri, cioè le mucche, il tuo lavoro, poi cos'altro? Ma io spererei solo le mucche, poi si vedrà, non si sa. Dai, quanti anni hai? 22. E ti chiami? Matteo. Matteo, bravo Matteo. Passione, però oggi hai qualche mucca? No, oggi no, solo con mio cugino. Sei solo venuta a vedere? Sì. E su questa reina di domani hai speranze? Ieri me l'hanno chiamata, era una riserva, adesso me l'hanno chiamata e l'importante è partecipare.
primo jump, bagni perché è importante come G. Well, è un bug importante che ne ha organizzato insieme con la colloca di Zamavelle, che lui l'ha fatto a favore, chi vuole fare la bivetta ne fa lo secondo, la rosso con la pure. E l'affluente è abbastanza intensiva come tu le sai. Ecco, poi vuole una tradizione, diciamo che le zate ci chiedono anche fiate questa collaborazione. Beh, sono sempre questo, noi anche fiamo questa collaborazione per la battaglia di Mozon, cioè, se fermo e noi presentiamo la Favo come un plato di tipici valdoterne. Adon, chi cogni parla a Favo? Come le fita la Favo? Ma la Favo è un plato, come dire, l'onore a Will Favre, a Will Pat, a Will Formazzo, di Frontigna, a Will Parnir, circa di erbe, di gutte, di montagne. Dia. E di anche a Will Sata, si prata che non vi consigliate? Ah, c'è davvero rosso e c'è davvero di posto, un buon vento alla cava di Zamavelle, invece la Favo è molto zero. In certo senso, di una certa manifestazione, io che fermo in giro, fermo di un paese noto con lui, della Val d'Ussa, sia di Formaggio o bien di Dusse che hai a fare in casa. Bien. Le Dusse lo vedono soltanto, la prima volta. In certo senso, un paese con lui di noi. Beh, perché è importante che la manifestazione si fisse groppare il territorio di un solo senso. E ben merci, e buon traglio, do. Merci. Lì verrei, come la dai la battaglia? La fa batti sfortunatamente, però la frampa batti o la faccia tita e poi capiti? Sì, l'abbiamo rotto va, poi si contenta lo mimo. E il petele lo premi cu o le za d'altro cu? No, lo premi cu e ma fa meglio la zappur tu, però me no. Ah, perché le de te? Uè, vien poi le de me. Ma perché la fitte cadò a te, papà e mamma? No, le cicade c'è, però se te le tigno particolare, ma... Perché te le hai in parità? Le cica la foglia di sala che prefeo e poi... E che non la? La non... Ti emozionare? Cica! Che non la trova, bella? Marmotta, uè! Marmotta, perché ti abitare in un marmotta? Ma li fa solo me, però mi applico meno. Le zane, le douce, le pariglie? Sì, cavallo ten. Le brine cavallo ten. E Aya, vuoi anche tua figlia? Ma Aya, beh, io se l'altra cagno un po'. Ah, perché te ne hai un'altra? Sì, cosa la? Spero anche che lì sa avanti, se no. Che non l'ha? Lo si fa. Te lo rappelle fa. E in che ue a Wikiti, ue a papà? Ue a papà, mamma e lo frie, apre la con Cedric. Cedric chi è? Monovau. E le pegno gli? Violat? Presa. E la mezza venne in battaglia? A modo. Merci Adò e buona chance per l'altra? Per l'altro mozzo? Ciao. E Joel, sai che ti entrano due figlie? A Baglia da Vazio e a Lavazio. Perché la... A Baglia da Baglia e a Lavazio. La sei? Uè. Ma la za battaglia? Sette una per dire la prima bara e se la delena gagna due bare. No, ma a me mi sembra detto cunitro, già l'han passato e l'han prezzato, no? Uè. E la passione paritas? Oui, uè. Uè? Adonti con te? Uè. E Aya sei te fi? Al calafanetto di Baglia sei anche te fi? In play solo Sidelle e apre lo porto lì. Qua l'altra? No, l'altra è mezza bagliale. E ti te a Maison che ti tocchi per di Vaz? Uè! Sei anche te fi? Dimmi lei. L'era Paolo Buoi, e Kio.
e buon. Allora anche Giulia Paoli lo telefonino, salva. No. Le pizzanze di Ibao e di papà. Uè. Uè. Ci vuoi vivere? Hai anche tu, sai che te fai? Poi? Cometta chi vai con te, tormenta. Joël, Joël ne vu que tu tolues tes terrains à fille. Ah, c'est comme la nonne qui fait, sinon. Ouais, ah, c'est comme le papa grand. Ma, me semble que lui, il baille d'abeille, il baille de ticon main, il baille. Oui, Joël. Ouais, il bien, quand la voglia. Quand la voglia, parce que ni de l'été, tu pas comme le menu que Julien, il a le téléphone, PlayStation. C'est comme le tracteur, c'est comme le vato de bout, c'est comme tout. Bravo, Joël. Et PlayStation, tantemo. E come la lavo la battaglia? Viene a lupo, a mozzo, le cose degne. Una bella soddisfazione. Però sono contento, tutto la voce, che gli contento di mi battere le mozzone. Vado io outside? Con Zordo e Nis, come l'hanno passato? Non vi è neanche io, Adolfo. Va bene, anche io. Merci, merci. Ciao. Ciao. Eric, passionù de Vaz, de Mozzo? Ma di endo è, dai, puoi fare una passione, ma capiamo, le tue zone, le zero, e vero che come è il mondo di Zelever, che capiamo, è ancora un mondo, perché meni due là anche nel Vaz, le blanze rose, può donare, ma capiamo, la baga è legale, la passione legale. La zenta baga per vela, le due senti prazzi per tu e per un cui cor de vela, di anche de don vela, capite passi sciuè. No, anzi, senti pregio del patuè in vola, sono tutto zoomio, le fra un po' un baga che capito c'è lo zoo, anzi, è capito dove per la rua, no? E senti pregio del patuè, di caso sembra un altro mondo, no? E alla fine è un baga più zen, perché lo Val d'Otten, che cammino esiste ancora, torna un po' un cu, vieni in vola e senti che vola cammino le dolore. Sotto è una zenta manifestazione, come ti dite, che restasse il cuore della vela. Te mi dici, ti fa di vazzo, sai che ti fido della via? Vabbè, è poco di po' di vazzo, ma la le vazzo. E mezzo spero di portare avanti la loro merci, perché cammino. Credo che il mondo dell'elevazzo sia un mondo fra importante per la valoda, perché se non sono po' le vazzo, se non sono po' le eleveur, c'è il prove che ne perché tutta la campagna sarà fra mal bottiglia. E se un po' cura della montagna, la montagna di anche che si bo e un top di bo. Contogro poi il turismo? Surtout il turismo. Le Val d'Otten sono potentiche a Franchio. L'agricoltura e il turismo sono due baie che vanno sempre. Una può dipendere dall'altra. Adesso tutto ciò più in te sull'agricoltura e sul turismo. Merci Eric. Merci a te. Chiami? Samuel Giunsessio. E cosa fai qua? Sto guardando le mucche che fanno la battaglia. E cosa ti piace di più? Quando fanno la battaglia perché si incornano una fra loro. Ma si fanno male? Non penso. Oh, ma sei venuto la prima volta che vieni qui? La quarta volta. E chi ti ha regalato questo bel ciondolo? Un giudice, uno con la maglia verde fluo, che ce l'aveva uno doppio e me l'ha regalato a me. Qui c'è un vitello di 30, un altro vitello di 1 che fanno la battaglia. E dimmi un po', tu tifi per una mucca in particolare, per un mozzo in particolare? Io tifo per la mucca 31. E come sta andando? Benissimo. Oh, bene, dimmi un po' cosa vuoi farmi vedere? Io in tasca ho 1 euro e con questo euro mi compro quella mucca laggiù. Ma la mamma lo sa?
Sì. E poi dove la mettete? In casa? Sì, abbiamo un bel cortile. E poi d'inverno ce l'hai la stalla? No, ma la facciamo, abbiamo tanta legna. Bravissimo, allora poi l'anno prossimo ci fai vedere la tua stalla con la tua mucca? Sì. Allora, appuntamento l'anno prossimo. Ciao! Gerardo Benetton, lo papa della battaglia di Mouzon, se puoi dire pari? Le frampai, che ormai sono 22 anni che non finisce il si rendezvous. Je suis veramente contento anche voi, perché la partecipazione di éleveurs le resta tant, nel 216 Mouzon. Le combat, lo spettacolo le resta come ce le sont, bien intéressant. E spero che l'associazione Compagnon Battaglia di Mouzon continuisse da questa vita che ne è sempre fatta anche il 22esimo anno. Da 22 anni, quanto sono stati le tracalle più grosse, le difficoltà più grosse che ti hanno detto le cose partendo da avanti? Beh, direi che le difficoltà ogni anno che organizziamo ne è sempre qualcuno di nuovo. Però devo dire che spero che l'amministrazione innanzitutto non riconoscesse sempre di più la loro partecipazione, perché senza l'aide dell'amministrazione questa baghe si fia un po'. Je remercio particolarmente tutti i compagni di Battaglia di Mouzon dell'associazione, perché il volontario che veramente per organizzare ciò sono sempre presenti, e Dio che veramente non possiamo dire che questa manifestazione porta una salva tutto zoio, e il messaggio che noi vogliamo trasmettere a SIS, che sono gli attori di questa manifestazione, che la passione le più forte che tutte le altre difficoltà di mondo agricolo valdotene. Un bel messaggio per continuare questa manifestazione per il futuro. Lo fai che fisse da il cuore della Vella, questa è una chance enorme per le zie, perché per un coup se sentai preso davanti a un altro lever, se sentai presi e mettendo la Vella, se sentai le tradizioni che tornano da il cuore della Val d'Aosta. Te te l'hai detto particolarmente il siège che fisse da Zorsoglia? Beh, di meni ne volisce di questa arena anche i piedi della Torre dell'Ebroso, perché, te dico sinceramente, non voli porti veramente lo mondo agricolo di allevage mentendo vela. E spero che in futuro in questa arena potremo organizzare altre manifestazioni, soprattutto nel mondo agricolo e lo mondo di vela. Gerardo Benetton, ti conosco per avere tutto il mio desiderio. Hai a contare il prossimo progetto che ti ha in tita? Beh, il prossimo non è tanto, però le iazzo passa. Voglio continuare a bagliare la mano a questi due che continuano questa manifestazione anche. Ebbene, merci bien. Merci a non de ce l'élevare. Merci. Au revoir a tutti e buon fin. Buon battaglia. Thank you.
o sei? De Brissogne. De Brissogne. E lo premi cu che vuoi partecipare? No, no, ne abbiamo già portato quello, abbiamo già un pezzo e... E siamo contenti via. Guarda, perché di an l'esprit le pa, bon, se un gagne viva, ma l'importante è che lo mozzon le se barric, per chi cogni pa lo patto e se anche vuol dire. Ma voi quando un mozzon bar, te le un soddisfaction che... Vedi, io sempre le zie che sono padre dell'ambiente arrivo un po' a comprendere, perché comunque quando lì c'è cioè, presto lo mozzunto la sonà e poi ti arrivi anche all'arena e Baron è un grosso soddisfazione. Ecco, per chi sa passa anche vuol dire appresti un mozzon, che te di appresta tutta la settimana sai anche vuol dire? Ma vuol dire magari lo guardi a cuti, lo appresti, magari con cavaliere e cica di mangiare, di un paio. E beh, le fran per noi sono come de. Io padre, mi fa un soddisfazione che si fa neanche le... Non arriva neanche a decrire, no, talmente no, ti contento. No, no, con Baron, ho capito che Baron fa, però comunque sono due beach, fa le rispetti. Assolutamente, io ho 18 anni. 17. 17, e ti è levert, ti è levert? Sì, ho due amici che mi guardano le beach comunque, E ti de beach de vazzo rank per la battaglia o te la coppi la... Ouais, ouais, ni due mozzon che ni muovo e... Voilà, la, c'è due la strabarù e adon. Che non là, le tue mozzon? Ma è un promesse e l'altro è glom. Adon, promesse, spero anche di donare l'esame, se è un promesse vraiment, non avrei senso di termo, eh? Già, ouais, la, si trovo contento perché la, è vraiment strabarù e allora. Viva, dai, andiamo su e adon. Merci. Ciao, ciao. Ciao. L'età è una zenta giornata alla battaglia di Mozzon, 22 mai di show. Lo soleil è a Wino, ne è veramente un zen spettacolo. Merci a Cielo e Zelever, a Cessizio che la battaglia lo corpo organizzi questa zenta giornata e c'è ensemble.